Adesso è l'ora di chiamare alla Rockstar Games. Ragazzi, che figura di merda mi state per fare fare? Ma cosa devo fare io per voi? Ci siamo. Serie speciale che si chiama Mod Vita Reale. E allora i miei iscritti hanno chiesto di chiedere a voi del supporto Rockstar se potete mettere questa nuova serie su GTA. Ho già fatto la copertina di GTA 6 con Ronaldo Junior. Pensavo fosse finita realmente. Impensabile. Mi squilla il telefono. Pagliacce, qua Megozzo e benvenuti tutti quanti in questo nuovo speciale epico stupendo video sul mio canale. Yeah! Già, perché un video speciale, nuovo, epico e tutto il resto, bla bla bla. Avevamo detto, ragazzi, che se avessimo raggiunto un tot di mi piace, avremmo chiamato la Rockstar Games dal mio telefono, quindi dal mio iPhone X, e avremmo chiesto se potevano mettere su GTA 6, ragazzi, la vita reale da calciatore o in generale la vita reale con Jasmine, Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo, dato l'enorme successo che ha avuto sul mio canale. Quindi, siccome avevo raggiunto quei tot mi piace, ragazzi, io per questo video vi chiedo una pazzia. Vi chiedo 7.000 mi piace, dato che stiamo chiamando la Rockstar Games. Non è uno scherzo, vi faccio vedere tutto, ve lo faccio provare, vi faccio vedere. E ovviamente, se sforiamo, vi ringrazio più di tanto perché è un video un po' diverso rispetto al solito. Per cui, un bel mi piace, un bel commentone e condividete il video con i vostri amici. Ditemi poi se vi è piaciuto il video sotto i commenti. Omega, ci stava, figo, insomma. Lascio a voi i commenti e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Sapete che mi rendete sempre felice quando fate queste cose. Schere. Quindi, adesso ragazzi, chiameremo alla Rockstar. Ma prima vi voglio ricordare che potete tutti quanti seguirmi su Instagram se volete essere salutati nei prossimi video. E io so che volete essere salutati nei prossimi video, monelloni. Quindi lo trovate qui in descrizione. Passateci 2 secondi, potete mettere mi piace, commentare, tutto quello che volete. Però, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di seguirmi su Instagram in descrizione. Direi che abbiamo perso abbastanza tempo. Dobbiamo passare all'azione, ci vogliono i fatti. E quindi prendiamo il nostro iPhone X, ragazzi. Andiamo nella sana rubrica, che ora vi faccio vedere, ce l'abbiamo qui. E andiamo a cercare il numero di Rockstar Games. Quindi, ragazzi, ovviamente è supporto italiano, perché non è che possiamo parlare inglese con un'altra persona. Cioè, se possiamo chiamare al supporto Rockstar Games America, ma poi, ragazzi, non capiremo niente. Ecco qua, come vedete ragazzi, questo qui è il numero di Rockstar Games. Potete confrontarlo anche su internet, che inizia come vedete con 02 e bla 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 e via dicendo. Chiamando a questo numero, ragazzi, ci risponderà sicuramente un operatore tecnico. E noi lì, ragazzi, faremo la nostra richiesta. Chiederemo a tutti, o chiederemo all'operatore tecnico, di mettere la vita reale su GTA 6, visto che stiamo anche quando esce, visto che ci sta. Quindi direi che ci siamo tutti, siamo pronti. Il numero è Rockstar Games qui. Il numero è questo, ragazzi, potete vedere che non vi sto prendendo in giro, basta che confrontate questo numero qui su internet e lo capirete. Adesso è l'ora di chiamare alla Rockstar Games e attendere una risposta, sperando di non attendere 20 anni. Per aver contattato il supporto tecnico Rockstar. Stiamo reindirizzando la sua richiesta di assistenza al nostro portale per il supporto tecnico, in modo da poter trovare la più rapida soluzione per il suo problema. La preghiamo di visitare Io il non ho sito web problemi, ma che cazzo? support.rockstargames.com, dedicato al supporto tecnico Rockstar Games. Può inoltre verificare lo stato dei server, se ancora per aver contattato il supporto Rockstar Games. Questo messaggio verrà ripetuto tra 30 secondi. Ragazzi, che figure di merda mi state per fare fare? Ma cosa devo fare io per voi? Va bene, quindi ora aspettiamo non so per quanto tempo. Come mi risponde, ragazzi? Sperando che risponda qualcuno prima o poi. Speriamo che risponda qualcuno. Faremo la nostra richiesta. Quindi, tutti pronti, tutti belli gasati. Sperando di non attendere gli anni interi. Perché la Rockstar sul supporto fa proprio schifo, raga, lo dobbiamo dire. E non bombardatelo sto numero dopo questo video, sennò poi succede il casino. Ci denunciano. Ci siamo. Forse ci siamo, ragazzi. Scusa, Gabriele, supporto Rockstar, come posso aiutarla? Sì, salve, buonasera. Io volevo fare una domanda. Siccome sono un grande appassionato di GTA 5 e seguo anche moltissimo la serie, volevo chiedere a voi del supporto Rockstar se sapete più o meno quando potrà uscire Grand Theft Auto 6.
Assolutamente no, questo è il numero per i guasti o comunque ragioni tecniche, noi non sappiamo di queste informazioni. Un canale YouTube, e avendo molti iscritti che guardano i miei video, ci sono alcuni video dove io ho giocato a GTA 5, a una serie speciale che si chiama Mod Vita Reale, e allora i miei iscritti hanno chiesto di chiedere a voi del supporto Rockstar se potete mettere questa nuova serie su GTA. Assolutamente no. Come no? Ma cioè, magari se le do il link del canale potete dare un'occhiata e farvi un'idea. Non è una cosa che mi compete, se vuole magari parlare con l'ufficio stampa, magari loro possono dichiararvi qualcosa, ma questo qui è il numero del supporto tecnico, provi a contattare l'ufficio stampa di Rockstar. Ma lei ha per caso idea quando potrebbe uscire il gioco, se ci sono delle novità? Assolutamente no, leggo quello che si legge su internet. Quindi questo numero viene usato soltanto per cosa, mi scusi, precisamente? Per il supporto tecnico, questo numero è per i guasti magari per quanto riguarda il social club o comunque le funzioni di GTA Online o anche di GTA del gioco in sé, comunque il numero di Rockstar questo, non gestisce solo GTA, ecco. Ah, ho capito. E guardi, se lei magari può passare, cioè siccome sicuramente penso che questa chiamata verrà registrata, se magari può passare la chiamata a chi di dovere, magari può far dare un'occhiata se è possibile. Assolutamente, non è una cosa che rientra nelle mie competenze, io sono qui per il supporto tecnico, se ha problemi sull'account o qualunque cosa io sono qui per aiutarla, però non posso assolutamente fare nulla per quanto riguarda la sua questione, dovrebbe veramente rivolgersi all'ufficio stampa. Ah, va bene. Allora, grazie, è stato gentilissimo. Scusi per il disturbo. Di niente. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Posso fare altro per lei? No, grazie, è stato molto gentile. Va bene, grazie. Arrivederla. No, ragazzi, che infame! Cioè, io lo sapevo che ci doveva rispondere così, perché ovviamente questo numero qui che abbiamo chiamato è il numero per il supporto, quindi ragazzi, direi che la chiamata è andata, non lo so, magari forse mi richiameranno, perché io comunque gli ho detto che faccio video, gli ho detto che è una serie che si chiama Mod Vita Reale, e chiunque anche dalla Mesopotamia, se scrive Vita Reale su YouTube gli escono i miei video. Quindi ragazzi, non so, magari potrebbero richiamarmi, non lo so, ci potrebbe stare. Quindi per adesso le cose sono andate così. Io ci ho provato, raga, io ho detto che deve mettere la Vita Reale con Jasmine, Ronaldo Junior, quindi ora non lo so. Io ragazzi, sinceramente, mi ero già preparato, avevo già fatto la copertina di GTA 6 con Ronaldo Junior, col dischetto, guardate precisamente, tutto uguale. E poi mi dice che non sa quando esce GTA 6, non mi vuole dire niente, è tutta una cospirazione, regà, non ci vogliono dire quando esce GTA 6. Ecco perché mo so fatto da solo, porca miseria, solo per i veri YouTubers c'hanno GTA 6, porca... Io sinceramente pensavo fosse finita realmente, ma quando stavo per camminare, stavo andando a fare un servizio, l'impensabile, mi squilla il telefono. Pronto? Buonasera signor Anthony, sono William Billix, faccio parte del team di sviluppo tecnico di Grand Theft Auto 6. I nostri call center hanno registrato la chiamata che lei ha fatto questa mattina. Sono riuscito a sentire le cose che hai detto al nostro operatore. Insomma, no, mi sono abbastanza incuriosito. Il nostro staff di sviluppo ha deciso di prendere seriamente la tua idea che hai espresso sulla vita reale di Grand Theft Auto. Grazie al canale abbiamo visto che in Italia è molto diffusa questa moda di mettere i calciatori tipo Ronaldo, Ibrahimovic, e veramente potrebbe portare un grosso livello di guadagno alla nostra azienda. Ma sta scherzando? No, assolutamente no, anzi, figuriamoci. Ah, sono contento di questa notizia. Insomma, no, volevamo dirle che noi, volendo, potremmo dirle l'anteprima della data di uscita di GTA 6, però... Vede, lei ha un sacco di visibilità e noi abbiamo abbastanza paura che tu possa diffondere la notizia, poi cioè, potrebbe venire, cioè non solo questi licenziano. No, guardi, devi spostare tranquillo, su questo sicuramente non dirò niente a nessuno, anzi è sinceramente un onore sapere l'uscita di GTA 6, mi dica pure. Non mica sta registrando qualcosa così, no, vero? No, assolutamente. No. Va benissimo.
Guardi, GTA 6 è previsto per il 31 settembre 2020. Veramente? Come non è? Che figlio di p***a. Ora vado a fare un reclamo sulla loro cazzo di pagina. Dovrò fare un reclamo per quanto riguarda la pagina.